Amici pescatori, buongiorno. Riscaldiamo i motori della barca perché un nuovo episodio di Qui come si fa sta per partire. Oggi siamo all'Elba, saremo ospiti della famiglia Ricci. Come sempre, la nostra passione è targata Italcanna. Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Marco e Alberto, eccoli. Eccoci Alberto. Qua. Buongiorno. Come stai, Raffa? Marco, ben arrivato. Allora. Marco, siamo in attesa di papà che arriva. La nostra squadra, diciamo che più che un team di pesca è un team di amici. Ci sì, conosciamo già da senso, tanto tempo. Certo. Tante pescate insieme, quindi devo dirti una cosa. Ogni volta che si esce mi dici ad aprile devi venire a Tannute. Bravo. E oggi ti porto a Tannute. Bene. Colgo l'occasione per chiederti subito perché ad aprile, dove andremo e soprattutto come pescheremo. Allora, aprile perché è, diciamo, il periodo del montone delle tanute, dove si raggruppano, diciamo, per la riproduzione solo alcuni tipi di scogli. Pescheremo dai 60 ai 70 metri a bollentino classico, un bollentino un po' più strong, però diciamo come classico come montatura. E proveremo queste nuove canne, ovviamente, che dopo presenteremo, e niente, vediamo un attimino di trovare questi pesci. Ecco, conosco io dei posti dove solitamente fanno, quindi proveremo un paio di spot e vediamo se in uno dei due troviamo questi, quello che cerchiamo, insomma. Ovviamente staremo attenti al rilascio delle femmine con le uova, perché è una cosa a cui teniamo, si sa, insomma, così, e cercheremo di, insomma, di prelevare qualche maschio giusto per la cena senza rompergli troppo le scatole, ecco. Bene. Aspettiamo papà e si parte. Perfetto, aspettiamo, è andato a prendere la schiaccia e arrivo. Ecco la sintesi. Abbiamo già fatto un filmato su questa canna, adorate. Oggi una tecnica differente, quella del bollentino. Una canna nata per il bollentino, in tre pezzi, asimmetrica, gestisce almeno 200 grammi, molto sensibile, con la possibilità ovviamente di intercambiare le due vette. La vera caratteristica di questa canna, oltre alla sensibilità, è dotata di una gran bella schiena e soprattutto è veramente leggera. Marco, tu la usi già da un po' di tempo questa canna, sì. Forse anche prima di me. Sì, l'ho già usata anche sulle tanute, che è un pesce molto combattivo, e anche con tre ami, diciamo, quando si fa le triplette, insomma, è divertente e ha una bella potenza per tirare su pesci, insomma, anche d'Italia. Anche da profondità un pochino? Anche un pochino più elevate, sì. Un pochino più di piombo, insomma, è una canna che ti dà possibilità di fare vari tipi di pesca, sia un po' più potenti, sia un pochino più leggeri, e praticamente è un po' la caratteristica di Italcanna, ti diverti sempre, diciamo, con questo tipo di canne. Marco, solitamente con te facciamo sempre un bel po' di miglia, oggi quante ne faremo? Ma non tantissime, una decina di miglia circa, e andiamo verso la Corsica, per capirsi, verso ovest, e c'è una secca che fa, diciamo, di questo periodo qui fa il montone delle tanute e pescheremo là. Sicuramente ci saranno anche altre barche perché è abbastanza conosciuta, però insomma prevedo... Pescheremo sul cappello o ai bordi? Questo non te lo posso dire perché è un trucchettino. Non mi puoi dire se peschiamo sul cappello, però almeno la profondità? È circa 70 metri, dai, 65-70 metri. Eccolo, arrivo. Marco, senza il babbo non si andava da nessuna parte. Speriamo abbia preso la schiaccia perlomeno. Buongiorno. Buongiorno. Siamo tutti. L'hai fatta? Marco, siamo arrivati sul nostro punto, da quello che ho capito. Prima ti ho chiesto, peschiamo sul cappello o ai bordi? Hai detto che è un segreto. Adesso invece me lo devi spiegare. Allora, ti faccio vedere, guarda. Allora, qui abbiamo il nostro marker, che io ovviamente so che è il mio scoglio. Ci facciamo un girettino sopra e intanto guardiamo la corrente per capire da che parte stanno i pesci, perché
tendenzialmente sopra corrente, stanno sopra corrente e non sotto. Vedi, inizia la marcatura e inizia a salire un po' lo scoglio. Queste pallette rosse probabilmente sono i nostri maschi, quelli che cerchiamo noi, perché stanno sopra la secca, in un posto molto ristretto, perché ossigenano le uova con la coda, quindi stanno lì, capito? E quindi noi dobbiamo calare molto chirurgici, molto precisi, proprio dove stanno i pesci. Vedi, il nostro scoglio sale, ora è risceso, e quella è la marcatura che ci interessa a noi. E quindi niente, ora siamo pronti, le esche sono pronte e direi che possiamo iniziare a pescare. Vi faccio vedere l'azione della canna. Primo e secondo elemento accompagna le testate e poi una bella schiena. Guarda come sono blu, e sono proprio nel periodo del montone e hanno questo blu tendente al viola. Questo due maschiotti e ora c'è anche Alberto che probabilmente ha una doppietta. Ora queste sono buone per la cena, poi le prossime le rilasciamo. Allora, questa è una femmina e ovviamente è in riproduzione, quindi questa la rilasciamo. Un solo pesce, probabilmente una femmina, infatti. Tiriamo su. Ecco qua, una femmina, la liberiamo. Guarda, questa tanuta qui è, si vede bene che c'ha anche le uova, è piena, è una femmina già d'Italia e giustamente si rilascia anche a questa. Alberto, soffri? Soffro volentieri! Dai. La doppietta? Che dite allora? È partita bene la giornata di pesca? Poche cale e subito bei pesci. Ora ti frego la canna, Raffaele. Faccio la canna io, così ti faccio vedere come si fanno le triplette.
Marco, partiamo dal primo aspetto importante. Mi hai fregato la canna. Esatto. Hai visto prendere due o tre pesci, già sei partito, vabbè. Faccio una cala sola, poi torno a guidare, vabbè. Dai. Qual è l'azione di pesca? Allora, si arriva sul fondo... Già ti sta mangiando? E si... diciamo si... Io quando sento la mangiata gliela alleggerisco. Praticamente io cosa faccio? Arrivo sul fondo e poi la tengo un po' lenta, gli lascio questa strisciolina di calamaro un po' flottante in modo che sia un po' più attirante. E poi si aspetta la mangiata, insomma, e secondo me c'ho già un pesce attaccato. Bel maschiotto. Formentera? Eccolo, un bel maschio, vediamo. Eccolo qua. Franci. Ecco qua. Sgombro. Sgombro, sì. No, da cero. Cavallo. Cavalla. Tutto da rilascio. Tutto da rilascio. Vai. Oh, ma io non me ne ero accorto in me che stavate incannati, eh. Albe a troncamacchia. Tutti e tre. Tutti e tre. Bellissimo questo, eh. Questo è un bel Raffa pesce. Raffa ha preso un bel pesce. Hai preso un bel pesce, no? Questo è un bel pesce, sì sì. Un bel maschio. Marco, ci stai facendo pescare a noi, ci stai facendo divertire, ma il segreto è tenerci sul punto, da quello che ho capito. Esatto. Hai preparato tu i calamenti, tu le esche. Partiamo dall'innesco. Che cosa utilizziamo e come va innescato? L'innesco è molto semplice. Si prende una strisciolina di calamaro e si fa due, tre passaggi, anche quattro. Poi si usa un amo 1-0. 2-0 al massimo, non troppo grande e nemmeno troppo piccolo. Piombi dipende ovviamente dalla corrente, in questo caso 125 grammi, ho visto che insomma vanno abbastanza bene. Il bracciolo è importante, deve avere una lunghezza di almeno 50-60 cm. Io utilizzo queste perline, ma si può usare tranquillamente le tecnosfere, insomma quello che ognuno ritiene opportuno. Io uso le perline rapide in modo che posso intercambiare terminali, perché la tanuta ha dei denti abbastanza importanti e quindi tende a rosicchiare il filo, quindi ogni tanto vanno cambiati i terminali. E niente, il trave diciamo più o meno un paio di metri, 1,80 m, a seconda anche della lunghezza della canna, 2 o 3 ami a piacimento. Diametro del trave, diametro del bracciolo? Ma uno 0,40 massimo 0,50 di trave e braccioli dal 27-28, 0,28 al 35, a seconda insomma della presenza della taglia più che altro dei pesci. Se ci sono pesci sopra il chilo magari l'abrasione è maggiore dei denti, quindi un pochino più grosso, tanto non fa differenza, nel senso non aumenta le catture il filo fine, quindi è meglio stare un pochino più abbondante. Distanza tra i due attacchi, quindi tra i Ma due braccioli? Un metro e mezzo, 1,60 m, insomma dipende anche dalla lunghezza della canna. È circa 30 cm dal piombo, il sì, primo Sì, più o meno una trentina di centimetri dal piombo, si può andare anche un po' più giù o un po' più su. Moschettone e piombo colorato, cosa ne pensi dei piombi colorati? Attira sicuramente, bianco e giallo, sì, attira. Senza dubbio. Un'ultima considerazione, ho visto che non batti particolarmente il calamaro, quindi lo lasci abbastanza duretto. Sì, questo è già morbido per conto suo, insomma non ha bisogno di... Sono calamari non nostri, perché il nostro è molto rigido, si usa un'altra tipologia di calamaro. Il C4, in questo caso i Patagonia. Un bel pesce in canna,
sentito una bella mangiata, quasi appena sono arrivato sul fondo. Dovrebbe essere un maschietto, da come tira sembra. La canna lavora benissimo, è leggerissima e è molto bilanciata e c'ha una sensibilità spaventosa. Allo stesso tempo, quando serve, c'ha anche un'ottima schiena. Marco, però papà risponde sempre, colpo su colpo. Come si dice noi, colpo colpo, fegatello. Francesco, tu sei con la Formentera, una canna telescopica con cimini intercambiabili, una canna storica, molto leggera ma soprattutto una spiccata azione di punta. E dall'altra parte Alberto. Eccolo qua! Che colori, Marco? Belle, eh? Marco, che dici allora? Ma secondo me ci possiamo anche fermare. Qualche pesce per mangiare l'abbiamo preso. Potremmo prenderne di più a livello di legge, ma che ce ne frega, nel senso rispettiamo un pochino il montone. Comunque ci stiamo divertendo e ci siamo divertiti. Divertiti, esatto. Non si può parlare di giornata di pesca, perché sono poche ore di pesca. Questo non toglie il fatto che ci siamo veramente divertiti. Rispettiamo il mare, penso nel modo giusto, Marco. Sì, esatto, anche se potevamo prenderne di più e ne avremmo presi di più se si rimaneva insomma in pesca, veniamo via, tanto insomma i pesci per mangiare li abbiamo presi, rispettiamo il montone, abbiamo buttato in mare le femmine con le uova, insomma ci tengo a questa cosa. Con grande piacere, Marco, ti rinnovo la stessa frase. Con te non si sbaglia mai. Con noi, dai. Con noi, noi infatti, non si sbaglia mai. Con Francesco, perché è Francesco che poi dirige il tutto. No, vabbè, anche perché c'avevo la canna storica io. La Formentera, infatti. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti. Appuntamento alla prossima avventura di Qui come si fa.